Un saluto a Giulio De Gennaro, benvenuto al Festival di Molise Cinema. Hai un compito importante perché inauguri gli eventi collaterali del Festival. Com'è nata questa collaborazione? Dunque, io sono molti anni che lavoro con Baldo perché, essendo nato come operatore cinematografico, ho curato gran parte delle sue opere come videomaker. Baldo Diodato, Baldo Diodato, chiaramente. che è l'artista che qui a Casa Calenda È ha uno molto noto, studio. certo. E quando ho scoperto che sono anche un pittore, ci siamo visti insieme, ha pensato di proporre la cosa per l'apertura di Molise Cinema, e quindi sono molto felice perché poi, appunto, venendo da quel mondo, è stato ancora più emozionante. Qual è l'arte che vedremo di Giulio? Che tipo Allora, di momento è della tua carriera? Qui sono dei disegni, dei quadri che appartengono a un periodo degli ultimi 5 anni. vediamo Osiride. Sì, questo è uno dei più complessi, lavoro su 3 livelli e sono comunque tutti lavori fatti a tempera, e c'è una ricerca di figurativo nell'astratto. Questo, diciamo, è un lavoro che dura da qualche anno e che sto cercando di portare avanti, cioè coinvolgere chi osserva il quadro alla ricerca diciamo, del suo inconscio, o anche del mio, insomma, se riesce a trovarne uno dei due. Certo, senti, ci vuoi spiegare quest'opera? Perché la tecnica è sempre quella del dripping, no? Sì, Però hai aggiunto è un qualcosa. dripping agevolato da una sorta di manipolazione per cercare di creare questi effetti. Ecco, immaginiamo questa parte sottostante come se fossero gli adoratori del dio Osiride, quindi ecco la platea della chiesa, e che vanno verso un dio sovrastato da dell'emulatore di brodo primordiale, se vogliamo Certo, così chiamarlo. quindi è un po' il visitatore ha un po' il ruolo, cioè è lui che deve Sì, interpretare è lui anche, che deve entrare vedere. nel quadro per riuscire diciamo, ha talmente tanti punti da osservare che E consente a ciascuno rende di molto vedere. dal vivo perché chiaramente Assolutamente, cambiando anche la prospettiva cambia sì. anche la Infatti visione. consiglio la visione dal vivo, anche se è complicato. Senti, questo periodo di particolare anche per gli artisti, come l'hai vissuto? Questa chiusura, nel senso Beh, stare nel proprio ambiente è stato creativo come momento? sicuramente aiuta, perché il silenzio aiuta sempre a creare, però cioè, uno dei motivi per cui sono molto felice di essere qui è perché è la testardaggine di Molise Cinema di continuare a portare avanti un'idea di arte aperta al pubblico anche di fronte alle difficoltà. Senti, tu nasci, sei un giornalista anche, Sono, no? sì, diciamo, sono di mestiere, faccio il giornalista. Un fotoreporter, Sì. giornalista, ma sei prima artista, prima giornalista. Come nasce Beh, Giulio? come nasce, nel senso che io disegno da quando sono molto piccolo, nel senso non ho mai smesso. La fortuna dei pittori è che non smettono mai. Ho cominciato facendo i graffiti sui muri, sui treni, e poi ho portato avanti una mia tecnica pittorica, e chiaramente nel frattempo il linguaggio migliore che riuscivo a trovare per esprimermi era il video, e quindi ho cominciato come camera, poi da lì è andato un po' tutto avanti. Quindi riesci a fare un po' tutto insieme ancora, no? Sì, no, assolutamente. Cioè, fondamentalmente per me la pittura è una cosa molto solitaria, il resto è pubblico. Senti, l'ultima cosa resta, Giulio, del 2001, di quel momento molto particolare in cui hai ripreso per la prima volta quello che succedeva nella caserma Diaz al G8? Al di là del fattore emotivo, che chiaramente in queste situazioni gioca un ruolo essenziale, la rapidità con cui tutto è accaduto, la difficoltà anche di riuscire a, cioè di essere sicuro di riuscire a portare a casa tutte le immagini che servissero, e quindi una forma di confusione dovuta anche chiaramente a tutto il contesto che c'era dietro, e che però rimane, cioè fa rumore, fa molto rumore, però permette anche di concentrarsi. Bene, grazie. L'ultimo lustro, questo è il titolo della mostra, resterà aperta per Sì, tutta la durata, tutto il tutto mese, il mese. oltre il festival, e sarà visibile 10 persone alla volta, Sì, ovviamente per con via il del distanziamento. distanziamento e tutto il resto, quindi in tutta sicurezza. Grazie Grazie Giulio e in bocca al lupo. a voi. Grazie.